tutta la bolletta perché nel frattempo abbiamo tolto l'IMU. E il, cioè, 100 euro quando noi tutta. Diciamo, quando noi diciamo che, sì, ma capito però qual è il limite, mi perdoni, perché se tu riesci a prendere soltanto quelli che guadagnano un tot, o riesci ad andare un pochino più alto. Però la pressione fiscale, io a Firenze ho sempre abbassato le imposte, l'addizionale IRPEF, che prima l'ho fatto l'IPTI come presidente della provincia. Però il cittadino non se ne accorge nemmeno. Perché io gli ho abbassato dallo 0,3 allo 0,2 l'addizionale IRPEF. Il presidente della regione me l'ha alzato lì, a seconda con una complicata faccia. Il cittadino mi diceva, cittadino, sì, questo sarebbe il tuo aumento della passività dell'IRPEF, io pago comunque di più. E tu è qua. C'è un paio di interventi, qualche commento? Sì, un secondo solo. Sono un costruttore, quindi lavoro per la pubblica amministrazione. Se posso spendere un contributo, quello che io, che la nostra categoria richiede è quella di defiscalizzare, perché abbiamo lo stipendio di 50, 60 o 100 euro a un dipendente. Quanto garantire il posto di lavoro? Qui in quest'area ci sono molti disoccupati, o casse integrate. Queste persone non hanno lo stipendio di 1.200-1.500, ma magari prendono 100 euro al mese. E quelle persone veramente hanno difficoltà di affrontare la vita. Però io mi chiedo, fare un provvedimento a favore naturalmente delle aziende, piccole, medie, grandi imprese, per agevolare chi assume queste persone e magari un'esenzione totale o parziale per un certo periodo dei contributi. Altra soluzione, abbiamo il problema dei giovani. A ripetere la stessa strategia, cioè chi vuole assumere un giovane per un certo periodo non paga i contributi. Qui una volta nel nord-est c'era il medio credito, io mi ricordo, era appoggiato dalle varie banche, dove sostanzialmente il piccolo e medio imprenditore si faceva un programma di investimento della propria azienda riguardante la loro struttura, i macchinari, i fabbricati, eccetera. Presentava un programma alla banca, la banca a sua volta veniva appoggiata.